complimenti per la prestazione innanzitutto. Grazie. Ti chiedo una curiosità statistica. Avevi mai fatto una doppietta nella tua carriera, magari anche nelle giovanili in Serie A? Mi sembra di no. No, no, diciamo prima squadra è la prima volta. Nelle giovanili mi era capitato spesso anche una tripletta con l'Inter, proprio una finale di Supercoppa. Quindi con l'Inter è, diciamo che in passato qualche gol l'avevo fatto, però è la prima in Serie A, quindi sono molto contento di questo e soprattutto perché sono stati due gol che poi hanno portato a tre punti e in questo momento servivano tantissimo. Senti, al di là dei tuoi gol, si è visto un Parma diverso rispetto alle ultime apparizioni. Secondo tempo col Torino aveva già dato i segnali positivi, però ci è parso di vedere proprio un Parma con uno spirito diverso. Ci spieghi cos'è cambiato in questi giorni dopo la sconfitta col Sassuolo? Se vi siete parlati, è successo qualcosa che vi ha fatto svoltare? Ma io credo che ci sono state anche altre prestazioni sul livello di questa sera, dove però non portando a casa punti ovviamente poi tutto va a scemare, giustamente. C'è stata anche qualche prestazione non come questa sera e quindi sicuramente ci siamo parlati, abbiamo cercato di trovare tutte le componenti per fare una prestazione così. Ci siamo riusciti e i tre punti la valorizzano ancora di più. È maggiormente importante anche perché arriva in casa, il Parma in casa va sempre deluso, non aveva fatto un punto. Sentivate un po' anche la pressione da Tardini, cioè di dover anche dare una risposta al pubblico, e ti chiedo se era più un peso se invece vi avevi caricato. No, sì, sinceramente il peso del pubblico non c'è, diciamo, però vincere in casa sicuramente serve perché comunque crea più entusiasmo per chi viene allo stadio e per chi supporta la squadra, quindi bene così. Le grandi squadre, perché hai fatto uno alla Roma, due all'Inter, ti tocca la Juve domenica, avvisa qualcuno a Torino, però hai paura che ci sia una bella marcatura uomo? L'importante è riproporre una prestazione come questa sera. Sarà una partita speciale per te, Paolo? Ma sicuramente. Il ricordo migliore, il momento migliore, ma il dispiacere dell'addio? Ma no, addio non credo sia mai la parola giusta, perché comunque ho fatto tanti anni lì e tante cose mi porto dietro e le porterò sempre, quindi gli addii sono altre cose. È speciale perché ovviamente ho fatto 16 anni e più lì, quindi speciale per forza. Non hai segnato così tanto in un avvio di campionato? No, no, no. È già il tuo record, giusto? Eri a due? Sì, era due gol, sì, quindi è un aspetto in più che mi tengo stretto e spero di migliorare ancora. La prima doppietta nella carriera in assoluto? Sì, sì. Una dedica speciale? Una dedica sicuramente alle persone che mi sono state vicino in questo periodo un po' lungo, dove ho avuto comunque infortuni, dove ho avuto alti e bassi, dove comunque appunto ho avuto molte persone vicino e che ringrazio. Fossi rimasto con te saresti rimasto? Ma non lo so, sai, adesso sono a Parma e penso al Parma. Ma tu? Non voglio pensare troppo in là, però il fatto che Conte ti conosca e che ci sia un po' una penura di esterni in questo momento in Italia, speri anche prima o poi, magari proprio con la maglia del Parma, di poter, perché no, rincontrare Conte in nazionale, o stiamo correndo troppo? Ma abbiamo fatto una vittoria, abbiamo 6 punti, quindi calma, però ovviamente sognare non costa nulla, l'ho fatto tante volte, bisogna farlo. Grazie. Sei stato il migliore in campo secondo molti, e sicuramente il fatto di aver fatto la doppietta a momenti ti portavi anche a casa il pallone, visto che il terzo gol te l'ha tolto Andanovic, se no arrivava anche quello. Ma tu credi che sia stata soprattutto dovuto al modo in cui giocava l'Inter stasera, il fatto che tu ti sia potuto riproporre così davanti così spesso, o è anche stata una scelta tattica che avevate studiato a tavolino? Stasera sono partito da una posizione, diciamo, più arretrata, che secondo me per mie caratteristiche può creare cose in più, perché con lo spazio davanti i giocatori che comunque ti servono nello spazio, probabilmente posso sfruttare meglio le mie caratteristiche, però massima disponibilità, insomma, dove c'è bisogno ci siamo. Poi il fatto di essere uscito con la standing ovation, perché c'è stata una standing ovation sullo stadio, oltre al fatto della vittoria, ovviamente abbiamo già detto i 3 punti, tutto quello che potevano contare, è stata una particolare gratificazione, oppure semplicemente eri talmente stanco, ti sei preso gli applausi per i 2 gol e hai sentito di essere tu stato il migliore in campo in assoluto? No, fa piacere, perché comunque credo sempre che dietro un risultato personale o di squadra ci sia un percorso del lavoro, non sia mai casuale, quindi
Sono arrivato qui che arrivavo da 5 mesi di stop con tanta voglia insomma, e quindi levarsi anche qualche sfizio e soddisfazione personale fa bene. C'è quello aspetto non trascurabile che è la prima partita in cui il Parma non prende gol quest'anno, per te che sei un difensore al reparto è forse il segnale positivo a dire di tutto, perché l'attacco in qualche modo i gol li ha sempre fatti, era dietro che forse c'erano stati problemi maggiori. Sì, c'è da essere contenti proprio anche di questo, perché poi partite come oggi con una squadra come l'Inter che comunque è lì nelle prime posizioni vuol dire anche saper soffrire, perché sei in vantaggio ovviamente devi saper soffrire e non prendere gol, ma chiudere la partita dimostra un segnale importante. Ho visto anche che si sono andati quasi tutti a abbracciare Mirante poi alla fine. Sì, ma ci siamo abbracciati tutti perché viviamo tutti insieme le situazioni.